Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove praticamente è il continuo di un video che ho fatto dove cercavo di provare la pistola a caldo. Sì, la pistola con la caldo. Quindi se avete visto, se non avete visto l'inizio di questo video, ve lo metterò qua sotto. E nei miei video acquisto. Ora proveremo insieme la pistola con la caldo. È arrivata le istruzioni, che le avvertenze sono scritte gigantesche, ma come si vede è scritto microscopico. Ora insieme andremo alla. Prima di tutto abbiamo in dotazione la pistola e le cartucce di colla. Una l'ho già inserita qua dentro, sarebbe questa cosa qua che non viene più via. Dentro qua la colla. E adesso dobbiamo capire come metterla. Ovviamente non l'ho ancora attaccata. Leggiamo. Fissare il supporto di metallo sul lato della pistola per colla. È già fissato. Non so che cosa serva, come serva. Sul lato, deve essere qua. Poi non c'è manco un'immagine. Vabbè, io la lascio così. Collegare la pistola per colla a una presa elettrica. Inserire la cartuccia di colla nella parte inferiore della pistola. Far scaldare la pistola per un paio di minuti prima di utilizzarla. Premere delicatamente il grilletto finché la colla non inizia a fluire. Attenzione, appoggiare la pistola per colla su un supporto di metallo durante le pause. Non lasciare mai la cartuccia di colla della come ho fatto io prima. Scollegare sempre la pistola della presa elettrica una volta finita di usarla. Lasciare raffreddare così come la piastra. Procediamo. C'è qualcosa da sapere? Sì, è pericolosa appunto. Non usatela mai senza gli adulti. O se avete anche 30 anni, quasi come me, ne mettete, vabbè. Fate attenzione. Ora procederemo a fare una cosa, ovvero prendere delle mollette e attaccarci delle foto. Sì, lo so. Vi chiedete perché sarà. Non sono rincoglionita. È una cosa che sto realizzando, quindi dobbiamo attaccare poi le foto alle pinze, alle mollettine. Quindi avremo una serie di foto, mia del ragazzo. Foto varie, ce l'ho anche con gli amici. Qua, queste bellissime mollettine colorate. Adesso prenderemo poi anche le altre. Supporto di metallo. Il problema è che io non ho niente di metallo, quindi dove ce la posso... Sto pensando dove posso appoggiarlo. Non ho niente di metallo. Cartone prende fuoco, quindi no. Devo cercare qualcosa di metallo. Magari la carta no, perché prende anche questa e sta fuoco. Lo spago nemmeno. Appoggiarlo sul tavolo. Oh, non ho niente di metallo. Io posso avere qualche metallo nella mia vita. Allora, cercare qualcosa di metallo. Il metallo non è un conduttore, mi brucia. Qualcosa di legno forse sarebbe meglio, no? O peggio, non c'è scritto di metallo. Vediamo qualcosa allora. Io non ho niente di metallo in camera mia. Beh, la terremo in mano. C'è un problema, non arrivo ad andare a prendere la prolunga. Allora, ho collegato la pistola. Poi ho smembrato questo qua che avevo fatto in precedenza, che era così. Però era veramente bruttissimo perché le mollette coprivano le foto, quindi utilizzeremo lo spago che abbiamo già. C'ho un bordello in sotto scrivania sperando che niente prenda fuoco. Ho l'acqua però, non so cosa, forse l'essendo elettrico. Comunque ho trovato una specie di contenitore per appoggiarlo. Speriamo non bruci. Allora, tanto queste mollette ovviamente valgono quanto lo pagate. Cerchiamo di non farle saltare. Ora sto togliendo tutte le foto da questo spaghetto. Allora, questa qua la posso mettere via, tanto dobbiamo fare l'esperimento, quindi l'altro ce l'ho già. Mi hanno detto di fare così per cercare di non perdere il filo, ma mi sa che... Ok, niente di merda, infatti. Allora, metterò via, metto per qualche minuto e poi proveremo la colla. Se non sapete, è una di quelle cose che la gente vuole... Sapete quelle cose che volete tanto tempo? La mia è la pistola a caldo. La colla a caldo, perché mi faceva impazzire vedere le persone che facevano cose. Io voglio provare a fare una chiappa sogni, ho delle cose molto fighe e ci vuole sempre la colla a caldo. Io ci rimanevo male perché non avevo la pistola a caldo. Allora abbiamo le foto e abbiamo tante piccole mollettine. Allora, la cartuccia inizia a puzzare, vuol dire che si sta scaldando. Ok, vediamo un po'. Ora c'è scritto di pigiare, dobbiamo pigiare. Proverò qua sopra.
Preme delicatamente il grilletto fino a che la colla esce. Sta cosa è una figata. Ora proveremo. Allora, la corda non è molto lunga, non è molto pratica però. Proveremo con una molletta. Ah, magari una sana. Metterci una foto. Scegliamo una foto. Questa cosa puzza però. Perfetto, abbiamo foto. Mettiamo la colla nella molletta. Bisogna premere piano. Ok. Il problema è che la colla. Ah! Okay, non è molto pratica. Poi c'è. Ah, capisco perché c'è il cavalletto. Serve per appoggiarla. Poi ci mettiamo la foto. Così. Ci pigio la foto. E la mettiamo da parte. Vediamo se si asciugherà mai. No, non si attacca nemmeno. Istantanea sta colla. La colla si è attaccata, ma non si è attaccata la. Si è anche staccata la colla. Molto bene. Riproviamo. Colla di merda. Solo io potevo prendermela. Riproviamo di nuovo. Sta uscendo pure la colla. Facciamo molto velocemente. Prima che si indurisca. Ora è caldo, perfetto. Che sto parlando a bassa voce. Dobbiamo provare molto velocemente a mettere le foto. Colla a caldo. Sta già uscendo, molto bene. Palle quando fa così. Perché è calda, è calda. La sento che è calda. Vediamo se funziona. Se no attaccherò tante foto a muzzo, sapendo che non si stanno attaccando. Ma se metti tipo la cera per quando faccio la ceretta è uguale. Magari attacchiamo le dritte. Questa mi sa che non so fino a che punto si attaccherà, ma ci proviamo noi. Ok, così. Poi vi farò vedere il risultato alla fine. Purtroppo non ho una cosa per farvi vedere cosa sto facendo, cosa sto combinando. Questa qua è la colla che sta colando. Vedere come faccio praticamente. Vedete che la colla sta colando. Io la prendo e la metto qua così. Così. Scusatemi, il braccialetto che vibra. Poi appoggio la sparacolla, magari cercando di non farla ribaltare. E poi ci attacco subito la foto prima che si indurisca. E pigio sopra. Mi sente che è abbastanza caldo. Faccio così per tutte le foto. In più delle mollette useremo quelle azzurre. Questo è subito un trauma. È bello che l'acqua quando devo uscire. Io non è che sto schiacciando. Ah, perché basta schiacciare proprio levemente. Perfetto. Non cadere. Attacchiamo questa così. Magari la prossima volta dei guanti, Sara. Sta colando la colla. Vuoi pigiare senza bruciare? Oh, ok, adesso va bene. Forse l'ho messa un po' troppo. Vabbè. L'importante sono esperimenti. Ok. Mettiamone ancora un paio di foto. Pim, 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 pim. Io spero che si asciughi. Sto facendo tutta sta roba per niente. Allora, qua dobbiamo premere ancora un pochettino perché poca. Più che. Proprio leggermente bisogna premere. Se non esce un quintale. Ok, mettiamo questa. Ah, questa qua mi piace di più. Non posso aspettare troppo perché sennò poi si asciuga e ci attacchiamo tutti ai bills.
Finisco solo la mollettina azzurra, questa è ancora una. Ci metterò una foto carina, mettiamo questa. Simpatico, sto già cuciulando. Facciamo una sgocciolare un po'. Voilà. E ci attacchiamo questa qua. Di foto. Bella storta, sì. Ora. Spegniamo la sparacolla. Ho staccato la presa, sta ancora colando, vabbè, tanto posso asciugare. Ora vedremo il risultato finale. Non mi ricordo qual è la prima che ho fatto, quindi non saprò mai se funziona o meno. Ne aspetteremo un lasso di tempo abbastanza per tutte. Vedremo poi se riuscirò ad attaccarle nella corda. Nella corda ho fatto due cime. Alla fine così, due cordini. E ci andiamo ad attaccare. E fatto che puzzano tanto. Poi aprirò la finestra, se non morirò. La colla sta ancora colando. Di così ci attaccò un'altra foto, però qua ce l'ho tutta viola. Ok, non si spreca la colla. Tanto se non si scalda più dovrebbe raffreddarsi. Però vediamo se riesco ad attaccarci un'altra foto. Attaccherò questa qua, tanto c'è poca colla. Quindi attaccarsi. Questa qua sarà molto figa. Aspettiamo che si asciughi. Vediamo se una foto la posso già provare. Allora. Ma mi sembra una, questa qua è una delle prime. Si nota perché c'è tipo dei fili di colla. Ok. Ma mi sembra che si sia attaccata abbastanza bene. Missione riuscita. Stranamente, ma è riuscito. Sì, si è attaccata. Allora, proviamo con le cime. Allora, partiamo da qua e mettiamo le foto. Dove viene tipo così. Perché poi si possono attaccare ovunque. Io ho usato lo spago, ma non è obbligatorio. Così dovrebbe venire. E poi l'attaccherò. Mettiamo, allora. Sperando che non si stacchi tutto. Seconda foto, vado a vedere quelle che si sono attaccate, quelle no. Sì, si sono attaccate, funziona. La colla di Tiger è approvata, potete comprarla. Non fa schifo, perché alcune cose di Tiger che avevo comprato io mentre facevano abbastanza schifo. Questo devo dire di no. No, devo dire che sono abbastanza resistente. Allora, sto attaccando le foto. Allora, vediamo se queste qua si sono attaccate. Devo dire che la resiste molto bene. Sono molto felice della mia scelta. Le foto fanno abbastanza schifo. Però, non ho. La mia colla attacca bene. L'unica cosa che bisogna solo imparare a usare la sparacolla, poi per il resto. Se va bene. Ok. Sto cercando di non sminchiare le mollette, ma è una missione più difficile della colla. Perché è un po' schifo queste mollette. Ok, perfetto. Ok, sto facendo tipo una. Ok. Che poi nelle mollette. Essendo che sono delle mollette, sotto ci potete attaccare quello che volete. Perché essendo mollette, anche se hanno le foto, che questa è l'ultima che ho attaccato, mi è attaccata benissimo. Ci potete attaccare quello che volete. Cioè, nel senso che se avete dei cuori, queste cose qua, sono anche delle cose carine che potete fare, magari per San Valentino. Non so se l'ho messa un po' a casaccio, mi sa che queste foto non hanno una spaziatura ben definita, però. Ci potete attaccare quello che volete. Per ultima ci attaccherò questa. Allora, vi faccio vedere come è venuto. Ovviamente una mollata si muove molto bene. Ho distrutto tutto il lavoro che ho appena fatto. Aspettate. Vi faccio vedere. Ce l'ho
C'è una moto che si muove, aspettate. Devo pigiarla bene. Che con le mollette si attaccano, altre no. Ok. E poi, adesso vabbè, sono così, non me la posso far vedere perché devo attaccarla. Non si riesce a farla vedere in qualche modo. Deve essere attaccata. Non ce la farò mai. Adesso io l'attacco, vediamo se riesco. Perché alcune girano, uffa. Adesso l'attaccherò un secondo e ve la faccio vedere. Ok, ora vi faccio vedere più o meno il risultato finale, questo qua. Guarda, non è il massimo della bellezza universale, lo so. È una piccola bozza, ovviamente. Adesso io l'ho attaccato così. Non so se vedete bene. Però, volendo, poi le mollettine si possono attaccare ovunque. Si possono mettere anche al contrario, che secondo me è meglio. Però devo dire che non è male. Secondo me, ovviamente questa è una prova. Perché non ho usato nessun tipo di tutorial o altro. Però volendo, secondo me, si potrebbe benissimo fare al contrario. Ovvero mettere la colla così. E metterla così poi per chiudere anche i pacchi regalo, attaccarci quello che volete. Adesso io ho avanzato un po' di spago. Che secondo me comunque si può fare anche in altri modi, secondo me. Cioè, uno può fare come vuole. Però con la colla a caldo si possono fare tantissime cose. Poi adesso io guarderò i tutorial perché sono. Non li ho guardati, però devo dire che non è brutto. Adesso le mollettine magari ci attaccherò qualcos'altro, lo migliorerò, perché per adesso è una bozza per metterci le foto, ovviamente. Però altre foto, anche dell'altro spago, magari ci lavorerò un po' su, così molto minimal, minimal. Però adesso un giocarino, già mi piace il fatto comunque di attaccare le mollette, si possono poi attaccare ovunque, perché alla fine se prendete la molletta con la foto potete attaccarla anche, potete anche creare. Magari un giorno, se riesco a prendere del fil di ferro, creare dei portafoto voi. Volendo, con una mollettina. Oh, la foto potete creare dei portafoto, del bigliettino con le foto. Si possono fare tante cose. Poi un giorno. Ah, devo provare anche a creare un po' insieme con la colla a caldo una bacchetta. Se riusciremo, visto un tutorial, riusciremo magari insieme a crearla. Con una matita e la colla a caldo. Sì, ce la potremmo fare, forse. Non ho idea di come si faccia, ma lo scopriremo insieme. Ci vediamo alla prossima puntata di come si usa la sparacolla. Vedete, hashtag sparacolla.